Procuratore, volendo fare l'avvocato del diavolo, anche per precipitare verso una conclusione, lei non ha mai fatto mistero, anzi, come si dice, ha caricato l'asso rispetto alle sue opinioni politiche, alle sue convinzioni, al suo fatto di essere partigiano, nel senso che lei ha spiegato più volte. Allora, si dice, e questa è la domanda che le faccio. La solita domanda. È sempre la solita domanda. Allora, visto che lei ha queste convinzioni legittime, e che ho omesso la parte in cui poco fa leggevo Cicchitto, diceva che lei fa politica e bla 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 bla. Okay, allora, visto che lei ha queste convinzioni, domani, anzi ieri, visto che ha chiuso le indagini proprio poche ore fa, come fa a garantire a se stesso e quindi al Paese quella serenità e giudizio dovendosi occupare ad esempio del senatore Dell'Utri? Ma diciamo, con la mia storia e la mia onestà intellettuale, ma sarebbe, diciamo, facile rispondere così. Il punto è questo, attenzione. Io non ho mai espresso... Lei ha detto opinioni politiche, ed è vero, sono opinioni politiche, ma dobbiamo intenderci, perché ormai il termine opinione politica in Italia si è perso il significato delle parole. Opinioni politiche significa che io ho opinioni sulla politica ed ho opinioni sui punti politici centrali che devono costituire criterio di orientamento per la funzione pubblica e per la convivenza civile. Quali sono questi principi? Sono i principi contenuti nella Costituzione e alcuni principi della Costituzione, a cominciare dal principio di eguaglianza, io lo considero la stella polare della mia attività e della mia azione, ed è per questa ragione che, avendo giurato sulla Costituzione, mi sono dichiarato in un'occasione, ma in tante altre occasioni dopo, anche dopo che il CSM ha, diciamo così, mi avrebbe, come dicono i giornalisti, bacchettato per la mia espressione, l'ho detto, lo ribadisco, lo ribadirò: io mi ritengo partigiano della Costituzione, nel senso che ritengo di dover stare dalla parte della Costituzione, perché non tutti in Italia oggi in questi anni, si sono mossi nell'ossequio della Costituzione. Anzi, la Costituzione l'hanno attaccata, l'hanno a volte vilipesa e hanno provato a modificarla. E allora, di fronte alla riforma costituzionale, io faccio nome e cognomi, la riforma, cosiddetta riforma epocale della giustizia dell'ex Presidente del Consiglio Berlusconi, io ritengo che quella riforma sia una riforma che stravolgeva il principio dello Stato di diritto e dell'equilibrio fra i poteri, perché voleva sottoporre la magistratura e il potere giudiziario sotto il potere esecutivo, e quindi io non rispetto a Berlusconi, ma rispetto a quella riforma proposta da Berlusconi, io ho manifestato la mia contrarietà. Dopodiché, nel momento in cui indosso le mie funzioni, indosso la toga, se sono, diciamo, un buon magistrato, altrimenti sarei un cattivo magistrato, dimentico quelle che sono le mie opzioni, tranne un'eccezione, come dirò, le mie opzioni di fondo sui valori della Costituzione, sulle proposte di legge che vengono fatte da Tizio e Caio. L'indagato, qualora sia indagato, imputato o testimone, è un indagato, imputato o testimone come tutti gli altri, e come tale devo giudicarlo. Non dimentico di essere partigiano della Costituzione solo in una cosa: nell'applicare la legge. E la legge mi dice, guardo di nuovo la Costituzione per applicare la legge, e la Costituzione mi dice, primo, che io da magistrato sono soggetto soltanto alla legge e a nessun altro potere politico, e a nessun altro potere, tantomeno al potere politico, e in secondo luogo devo essere indipendente ed imparziale, e in terzo luogo che la legge va applicata, ancora una volta, secondo il principio di eguaglianza. Non posso essere debole con i forti e forte con i potenti. E allora la mia sensazione è che gli attacchi nei miei confronti sono strumentali, perché forse io, per fortuna come tanti altri magistrati, non sono mai stato debole con i potenti. Ho cercato di essere forte nei confronti di tutti, egualmente, sia nei confronti dei deboli che nei confronti dei potenti. Dopodiché, credo, peraltro, che questa ultima indagine, se ce ne fosse ancora bisogno, questa indagine sulla trattativa, dove è noto vi sono imputati che hanno militato, ormai imputati, non sono più, da qualche ora imputati, da qualche ora imputati, che
non hanno militato soltanto nei partiti di cosiddetto centrodestra, ma hanno militato anche dei partiti di centrosinistra, che sono stati ministri sostenuti dalla destra e ministri sostenuti dalla sinistra, credo che a maggior ragione, praticamente in questo caso, se ce ne fosse bisogno, la Procura di Palermo abbia dimostrato di essere equanime e di applicare la legge in modo uguale, non guardando il colore politico di nessuno. Procuratore, le volevo in conclusione, alla fine dei conti, chiedere una cosa. Adesso viene l'estate, se dovesse trovarsi all'estero, noi le chiediamo di mandarci una cartolina. Però siccome poi non possiamo condividerne il contenuto con tutti loro perché non ci saranno, volevo che ce ne anticipasse un po' di contenuto. Guatemala, dottore? Se dovesse mandarci una cartolina da fuori, da anche lontano, perché c'è Mario cosa ci scrive? Mario Congiusta, che è lì un attimo prima su questo palco, ha detto: spero proprio che il dottor Ingroia non ci venga a dire che vuole fare questa scelta perché è stato lasciato solo. No, ma io veramente questo contenuto della cartolina, in sintesi, da lontano cosa ci dice? Allora, nella ipotetica cartolina per quel periodo, quel breve periodo di ferie, chiamiamole così, ma non sarebbero ferie, perché sarebbero, anche perché tra l'altro proprio per evitare qualsiasi rischio che poi nell'ipotesi in cui dovessi davvero definitivamente accettare questo incarico, che comunque è un incarico temporaneo, ho deciso appunto di non prendere ferie quest'estate, quindi non c'è il rischio. Questa cartolina gliela manderò tra qualche mese, perché per il momento resterò in Italia, resterò al mio lavoro, compreso tutto il mese di agosto, proprio perché ritengo che sia importante. La prima volta che capita all'estero, lo facciamo. Esatto, la prima cartolina La prima volta che capita all'estero, manderò un saluto e un augurio all'Italia, ma direi che siccome passerà un po' di tempo e saranno successi un po' di fatti, darò anche, perché non vorrei fare mancare la mia parola, la mia opinione su quello che sarà accaduto nel frattempo in Italia. Ci sarà un vantaggio per tutti voi, che non dovrete leggere sempre sui giornali che il dottor Ingroia è attaccato da Cicchito, da Gasparri e da Compagnia Cantante. Questo forse, spero almeno che questo vi sarà risparmiato. Però dottore, la motivazione non ci interessa, al di là del legittimo interesse professionale. Quindi allora dobbiamo fare un discorso non brevissimo. Apriamo questa cosa sul Guatemala. No, perché lei è un riferimento importante per il paese. Ma io non sparisco, tornerò a trovarvi frequentemente. Allora, in primo luogo va detto che io per anni ritenevo che potesse essere, e lo ritengo tuttora, controproducente. Vi invito a riflettere su questo: sia controproducente un eccesso di personalizzazione delle indagini giudiziarie attorno a uomini che diventano volenti o nolenti simbolo. Perché quando si coagula attorno a uomini simbolo la personalizzazione e la speranza delle indagini e nella ricerca della verità, si verificano fatalmente due cose. In primo luogo, che si scatenano le polemiche politiche, soprattutto da parte di chi ha fastidio delle indagini e quindi, non potendo attaccare direttamente le indagini, attacca chi in quel momento è la personalizzazione delle indagini. È anche più facile. E quindi, togliendo la personalizzazione delle indagini, le indagini però proseguono se affidate, diciamo, in mani sicure e altrettanto affidabili, competenti e professionali, e le indagini se ne giovano. Del pool, no? E le indagini se ne giovano. In secondo luogo, c'è una cosa che riguarda voi, cioè riguarda i cittadini, e cioè la eccessiva personalizzazione non solo semplifica il lavoro di colui il quale fa il tiro al bersaglio, ma semplifica anche l'impegno, diciamo così, dei cittadini, quelli che sono, tra virgolette, la parte giusta, i tifosi, diciamo, della personalità, perché i tifosi, con affetto, per carità, con trasporto, con convinzione, ma finiscono per delegare tutte sulle spalle di questa personalità,
e quindi si aspettano che la personalità faccia il miracolo. La personalità il miracolo non lo può fare, perché occorrono degli altri strumenti. E allora un momento di, diciamo, di riflessione, il momento in cui viene meno viene meno per, in questo caso per fortuna in modo meno traumatico di come è avvenuto tante altre volte, sì. Diciamo, sì, e viene meno il riferimento, può aiutare a mettere alla prova il sistema? Sì, mettere alla prova il sistema. Poi vediamo se regge levando un pilastro. Può aiutare. Non è un pilastro, non è necessariamente un pilastro, è un pilastro rimpiazzabile. Però dà la possibilità a una maturazione, diciamo, di un pezzo di società, perché quel pezzo di società capirà, come io ho provato a spiegare più volte, la magistratura ha svolto il suo ruolo, tocca ai cittadini e alla politica, ai cittadini e alla politica, e se la politica non lo fa, i cittadini, i politici li devono cambiare in fretta, i cittadini e la politica devono fare il classico passo in avanti, smetterla di delegare tutto sulle spalle della magistratura. E questo peraltro, voglio dire, a parte le mie motivazioni, questo sarebbe lungo, per le quali io sono convinto, pensando in grande, che un impegno a livello internazionale può servire non solo per il mondo, ma può servire anche per l'Italia, perché noi abbiamo bisogno di recidere, diciamo, il legame internazionale e riannodare i fili anche dall'altra parte. Noi ogni tanto le nostre indagini con i nostri fili ci portano al di là dell'oceano e poi questi fili cadono perché non c'è nessuno che li annoda da quella parte. C'è un deficit di credibilità, tra le altre cose, che va colmato, e quindi ci sono tantissime cose. C'è la necessità di esportare anche la nostra cultura antimafia in giro per il mondo, perché la mafia non si può combattere soltanto a casa nostra, ma dobbiamo combattere tutto il mondo. Comunque, a parte questo, tutte queste motivazioni ulteriori, ma tornando a noi e tornando all'Italia, io davvero sono convinto che il salto in avanti lo possiamo fare se ci rendiamo conto che così non può continuare. Delegando soltanto la magistratura da sola non ce la può fare, e quindi occorre un salto di qualità. Il salto di qualità io penso che bisogna provare a farlo ora. Ci sono le condizioni della terza primavera, questo è quello della società. Per quello che mi riguarda, come ho detto, io ho giurato sulla bara di Paolo Borsellino che non avrei avuto pace fino a quando non si fosse scoperta la verità, tutta la verità, se non si fosse scoperta tutta la verità sulla strage di Via D'Amerio. Non ho ancora pace perché non credo che si sia scoperta tutta la verità sulla strage di Via D'Amelio, però dopo avere chiusa questa indagine mi sento un po' più sereno, perché sono convinto che chiusa questa indagine un pezzo di verità in più sia stata conquistata, e questo mi consente allora di fare non quel passo indietro, perché non è un passo indietro, né una fuga né una ritirata, perché non è niente tutto questo, ma un passo un giro dell'isolato, esatto, un passo di lato, rimanendo però sempre in contatto con voi, certo. Cartoline e anche di più, anzi tornerò qui al primo mio ritorno dal Guatemala, torno a Reggio Calabria, sarà sicuramente il nostro ospite. Non siamo preoccupati che questo ristorante senza chef non chiuderà, abbiamo un ristorante che senza chef non chiude, assolutamente, cioè, anche perché i clienti saranno ancora soddisfatti e ci saranno piatti di prima. Al di là di tutto, alla Procura di Palermo ci sono tutti magistrati molto bravi, ma in particolare, senza voler fare, diciamo, selezione, preferenze, ma i ragazzi, fa per dire che sono tutti quasi cinquantenni, e qualcuno è già cinquantenne, comunque i giovani, diciamo, del più giovane di me, certamente, del pool che si sta occupando in particolare di questa vicenda, di questo processo che ormai avrà un suo approdo però dibattimentale. Io peraltro, essendo procuratore aggiunto, non avrei avuto il tempo di seguire in udienza questo processo, quindi non sarei potuto andare in udienza, ed è un processo che seguiranno loro, quindi mi sento abbastanza con la coscienza a posto, ma ancora sono in tempo, dice la circolare del CSM, fino al giorno in cui non prenderò possesso della nuova sede posso sempre revocare, quindi magari ci avrò un ripensamento prima o poi, chi lo sa. La cartolina, dottore, l'importante è la cartolina. Antonio Ingroia, grazie. Grazie. Grazie a voi.